Presidente, la riorganizzazione e l'apertura del Partito Democratico annunciata da Zingaretti come potrebbe influenzare su una Toscana che è in piena campagna elettorale? È una domanda difficile, speriamo bene. Noi siamo relativamente sicuri di vincere, non ci fa paura la propaganda di Salvini. Siamo certi che in Toscana si riconosce il lavoro buono che è stato fatto e anche che il nuovo candidato e i candidati saranno in grado di allestire un programma che a partire dalla nostra base ovviamente penserà a futuri anni in Toscana. Guardare a sinistra non significa non tener conto dei bisogni, delle necessità di larghi strati di ceto medio produttivo, commerciale, di imprenditori. Aver smarrito questi fondamenti ci ha portato fuori strada, ci ha fatto essere succubi di una cultura neoliberista, mercatista. Abbiamo bisogno di rialzare lo sguardo e partire dal riconoscere innanzitutto le critiche che vanno fatte all'esistente, guardare a quei gruppi sociali di meno abbienti, di lavoratori, di ceti medi che soffrono la crisi. Le sardine però hanno detto è troppo presto, anche Zingaretti ha detto non voglio mettere l'opa. Ma io credo che le sardine bisogna che siano ascoltate, devono dire la loro e appunto nessuno ha diritto a fare un'opa. È un movimento che rivendica un cambiamento della politica a tutti i livelli, poi chi di loro vorrà aderire a questa iniziativa che Zingaretti ha preannunciato bene, chi non vorrà aderire perché la pensa diversamente farà diversamente. Gianni sta facendo un buon lavoro. In campagna elettorale, poi come si dice, in campagna elettorale i buoni lavori si contano dopo le elezioni.